Sabato 22 maggio 2021 vi parlo dallo spazio espositivo San Marco di via San Zanobbio a Firenze, dove è in corso l'ennesima inaugurazione di una delle tantissime belle mostre organizzate da Lucia Raveggi per Toscana Cultura. Quest'oggi non vi presentiamo una mostra collettiva come abbiamo fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ma una mostra personale di un riconosciuto maestro toscano qual è Salvatore Magazzini. Il titolo è Paesaggi dal mondo e ormai questi paesaggi di Salvatore Magazzini si sono imposti all'attenzione della critica, anche del mercato, perché è stato premiato da questo suo lavoro pluridecennale. E iniziamo come sempre con un contributo critico da parte del nostro validissimo amico e collaboratore, il dottor Jacopo Chiostri, che credo abbia scoperto, anche se lo conoscevi di nome, ma personalmente e con un numero di opere così imponenti, oggi hai conosciuto il maestro Magazzini. Sì, io è stata effettivamente una felice scoperta proprio della persona. Io conoscevo i suoi quadri, conoscevo ovviamente il suo nome, ma non la persona, che è una persona assolutamente affabile, che parla volentieri di arte in maniera comunque comprensibile, in maniera che è amicale nei confronti di coloro che lo stanno volentieri ad ascoltare. Questa è una mostra importante, una mostra che dà veramente lustro a questo spazio espositivo. Ci sono 28 opere del maestro che ci porta a fare un giro dal mondo, ma nel mondo. Sono paesaggi soprattutto nordafricani, paesaggi anche, come vedete, questo qua degli Stati Uniti, ma direi soprattutto sono paesaggi universali, perché quello che vediamo in queste opere è sì riconducibile ad una realtà paesaggistica precisa, ma poi ci parla con un linguaggio a tutti comprensibile, che è il linguaggio della forma e soprattutto del colore. Lui ha questi colori squillanti, molto, molto personali, avvincenti, che davvero trasmettono emozione. La mostra è montata molto bene, l'ha fatta lui personalmente, ci diceva in uno spazio di tempo molto ristretto, perché evidentemente sapeva dove collocare una accanto all'altro le sue opere. È un pittore di lungo corso, un pittore, come diceva, ricordava Fabrizio, che vende molto perché è conosciuto e perché sa intercettare, direi, quella che è il gusto anche contemporaneo e direi senza tempo delle persone che entrano in contatto con la sua arte. Quindi è consigliabile veramente venire a vedere questa cosa, che significa fare un viaggio nei paesaggi, un viaggio nel colore, un viaggio direi soprattutto in un'arte senza tempo, quest'arte figurativa di cui lui è un fiero e convinto assertore, lo ha detto e lo ha ribadito, l'arte è questa, anche se in questo momento l'arte figurativa non vive la sua stagione migliore, però, quando poi si incontra quadri come questo si capisce che il fondo della pittura è questa, non si può uscire da queste interpretazioni della figura, del colore. Lui riesce in maniera direi molto automatica, molto istintiva, a rappresentare delle realtà territoriali così diverse da loro. Col colore dà anima a ciascuno di essi, perché l'identità di questi paesaggi che lui ci rappresenta si trova proprio nel colore, in questi suoi colori, colori che poi ci sono familiari, però sono, se li guardiamo bene uno per uno con attenzione, assolutamente, assolutamente personali. Come avrete potuto sentire dai rumori di sottofondo, è numerosissimo il pubblico a Corso a Firenze per l'ennesima mostra di Salvatore Magazzini. Ci sono tanti artisti, poco fa è stato qua in visita Rizzo Schettino, ora è qua con noi Riccardo Macinai, tutti colleghi che sono venuti proprio attratti dal nome, dalla rinomanza di Salvatore Magazzini, ma soprattutto, Riccardo, dai contenuti, perché quella di Salvatore Magazzini è una cifra stilistica riconoscibile, identitaria. Tu hai avuto modo di incontrarti con lui a Pistoia, che è la sua città, qualche anno fa. Sì, è vero, io l'ho incrociato, diciamo così, in una circostanza particolare, presso la Galleria Artisticamente di Pistoia, dove io partecipavo ad un concorso e Salvatore Magazzini era in giuria, quindi ho avuto l'onore di essere stato giudicato da lui.
Io l'ho sempre stimato da quando, diciamo, ho iniziato a conoscerlo. Mi piacciono i suoi dipinti, soprattutto per quanto riguarda la struttura cromatica. Ho sempre ammirato la capacità di unire colori con una maestria e dando una magia complessiva all'opera, che secondo me, almeno dal mio punto di vista, diciamo, va oltre il soggetto rappresentato. È proprio una sinfonia cromatica quella dei dipinti di Magazzini, e l'ho sempre ammirato per questo. E finalmente siamo riusciti a raggiungere il maestro Salvatore Magazzini a 2 ore dall'inaugurazione. Finalmente, non finalmente perché c'erano tanti amici, tanto pubblico, ancora c'è qua Margherita Blonska e tanti altri personaggi del mondo dell'arte che sono venuti a rendere omaggio a Salvatore. E Firenze ti vuole bene, come d'altronde abbiamo verificato seguendoti da tantissimi anni, tutte le città in cui hai esposto, sia a Lucca, Alto Pascio, ricordiamo tutte le tappe della tua carriera, e poi nella tua Pistoia, dove facesti un'antologica indimenticabile nella cattedrale dell'ex fabbrica Breda. E quindi Firenze è un punto di riferimento. Prima però di rispondere alle mie domande vorrei che ricordassimo insieme un artista, un amico che oggi sicuramente sarebbe stato qua a festeggiare con te. Sto parlando di Marcello Scuffi, grande artista toscano, un fratello maggiore, possiamo definirlo, per Salvatore Magazzini, suo concittadino, e è scomparso repentinamente, inaspettatamente, solo pochi giorni fa. Cos'è stato per te, oltre ad essere un fratello maggiore? Se ne va un pezzo veramente della mia vita, perché gli inizi sono stati insieme, abbiamo avuto un maestro unico insieme a Poggio a Caiano, e poi ci lega proprio una grande stima, oltre per il lavoro scontato, però anche umanamente, per l'etica del lavoro che aveva lui, che avevo io, quindi un legame. Io ancora non me ne rendo conto, sono sincero Fabrizio, ancora non riesco a farmene una ragione, perché è una cosa inaspettata, e poi mi sembrava una persona eterna, ecco, non lo so, mi dava l'idea che lui dovesse così, ecco. Va bene, mi fa piacere che tu l'abbia ricordato ai nostri telespettatori, perché ovviamente era stimato, amato e ben voluto da tutti. Allora, questi passaggi dal mondo ci portano attraverso la tua arte nella nostra Toscana, ma anche in Sicilia, in Sardegna, in Spagna, in Francia, in Marocco, in Mauritania, in Tunisia, in Egitto, in California, in Florida, in Tennessee, a New York e a Malta. Escluso qualche città, magari New York, le altre località evocano la luce. Sembra che tu abbia fatto le valigie e tu sia partito alla ricerca della luce. E io sono un pittore, ti ho sempre detto, Fabrizio, mediterraneo. Questa ricerca della luce è sempre stata la molla, ecco, che mi ha fatto viaggiare. E niente, ecco, non lo so, ecco, perché inconsciamente c'è questo desiderio della luce, ma insomma credo che pittoricamente sia una cosa abbastanza scontata, ecco, quello di cercare la luminosità nei luoghi, ecco. E poco fa nel suo intervento mi sembra Riccardo Macinai abbia sottolineato la tua maestria nel riuscire a dare un equilibrio alle cromie. Ai colori riescono sempre ovviamente a dare grande vitalità e vivacità al quadro, ma rimanendo sempre in sintonia gli uni con gli altri. Non ci sono discrepanze, non ci sono rotture, non ci sono traumi. E questo un po' nasce dal discorso della pittura toscana, che è una pittura tonale, e quindi l'equilibrio fra i toni è la mia fase iniziale. Chiaramente poi, quando ci ho apportato tutte le luminosità, i colori vivaci, tenerli insieme è molto più difficile che con pochi toni. Però si vede, è innato in me questa ricerca dell'equilibrio, questa grande luce, questa grande forza del colore, ma un po' di equilibrio, ecco, ci vuole. Ecco. Salvatore, come si fa dopo tanti decenni e decenni di carriera, quanti sono, lo possiamo dire? 55 anni di carriera, avere sempre questa voglia di raccontare, di prendere la valigia e intraprendere un viaggio artistico da proporre a nuovi contatti o ai tantissimi tuoi collezionisti che hai
non solo in Toscana ma in tutta Italia. Sai, il viaggio è un grande stimolo perché cose nuove, è chiaro, lo stimolo viene di più. Però quello che mi cosa è la grande voglia di dipingere. Io la sera vado a letto, non vedo l'ora di svegliarmi per dipingere. Quindi questa voglia di dipingere ancora dopo tanti anni ce l'ho ancora forte, fortissima. Certamente a volte va un po' incrementato da una soggettistica nuova, da stimoli nuovi, di luce, di sensazioni, di persone, di colori, ecco. Va un po' alimentata, però la base è che ci deve avere questa gran voglia di lavorare e di dipingere, ecco. Sei vissuto a due passi dalle grandi città d'arte, da Firenze, da Volterra, da Pisa, da San Gimignano, da Lucca, però non hai subito il fascino di queste grandi città. Altri artisti magari hanno convogliato per tutta la loro esistenza artistica la focalità di quello che facevano su queste strepitose città che sono anche dal punto di vista mercantile più vendibili magari soprattutto ai turisti stranieri, ma sei stato attratto sempre dal mare, dall'azzurro del cielo, del mare e dal sud, dal Mediterraneo del mondo. La toscanità è una gran cosa, ma quando diventa prevalente può diventare un limite. E poi sono anche un uomo del sud, perché le mie origini sono per metà toscano, per metà abruzzese, quindi questa voglia di sud, queste origini mie da tirare fuori. Poi c'è stato il discorso dei miei genitori in Africa, che hanno vissuto lì, conosciuti lì, mio fratello è nato lì, quindi questo discorso dell'Arabia, di questo mondo, fin da piccolino per me è sempre stata una suggestione forte. E quindi la toscanità importante, ma non unica, non prevalente, ecco. A cosa stai lavorando? Tu hai detto non vedo l'ora la mattina di svegliarmi, permettimi a lavorare. E hai fatto tanti progetti, poi sei stato in America, dove ora hai legami, non so se tua figlia è sempre negli Stati Uniti. No, in Inghilterra ora. Ora in Inghilterra, ma insomma quando tua figlia era in America ti ha consentito di fare questi viaggi e di scoprire anche città inedite. Qui c'è un solo bianco e nero, è proprio dedicata alla città di New York. No, quello che mi ha un po' di svolta è stato, io ho sempre dipinto soggetti abbastanza naturali anche nel sud, scansavo, evitavo quella era un po' i luoghi contemporanei. Invece ultimamente ho questa esigenza di dipingere un distributore, una città moderna, cioè questa misurarsi anche con un paesaggio più contemporaneo, meno bucolico, così meno tradizionale. Un po' quindi, come faceva Hopper. Sì, ecco. Hopper sì. Però può essere definito l'Hopper della mediterraneità, ma sarebbe il top. Hai fatto una definizione, però, Fabrizio la sfrutterò. Per quando ha detto il distributore, lui privilegiava l'Hopper mediterraneo, questi anonimi luoghi della quotidianità. E questi tuoi sono anonimi anche nel senso che non c'è mai una figura umana, quindi non sono anche quadri metafisici, tuoi non sono riconducibili agli anni 60, 70, 80, non ci sono nemmeno segnali identitari, un distributore con una scritta che magari oggi non c'è più e ci poteva essere 30 anni fa. No, la contemporaneità e poi diventa un'esigenza, no, ma non per sentirti attuale o perché hai paura di essere retorico a fare. E quello che vedi tutti i giorni è che non è facile trovare anche un contemporaneo che abbia delle forme di poesia, delle forme in cui io mi ci posso risentire, ecco Fabrizio. I tuoi quadri, molti critici hanno trovato, hai detto ora, poesia e musicalità. Quanto si integrano la poesia e la musica con il tuo lavoro? Sai, io non è che apprezzi, né la poesia l'apprezzo poco, la musica sì, però la poesia l'ho sempre vista come una cosa un po' sdolcinata, ecco. Nella mia pittura poesia forse è un termine, non lo so, un po' ambiguo, che non ti saprei dire, ecco, se è così poetica. Però di musica ce n'è tanta. Sì, quella sì, i ritmi, le cose. I ritmi, cose, ecco, sì. I ritmi, questa cosa qui. Cioè l'equilibrio in un dipinto, oltre a livello coloristico, si cerca sempre anche un equilibrio di composizione, di cose. E questo la toscanità, il rinascimento, l'aver vissuto anche quest'epoca, non ci si toglie di dosso, ecco. Benissimo, allora a questo punto non ci rimane che chiudere il servizio invitando i nostri telespettatori a venire allo spazio espositivo San Marco, via San Zanobi 45 Rosso, siamo a 300 metri da piazza San Marco, vicinissimi ovviamente alla piazza del Duomo di Firenze, vicinissima alla stazione Santa Maria Novella per chi viene da fuori Firenze. Il titolo della mostra del maestro Salvatore Magazzini è
Paesaggi dal Mondo, sarà aperta al pubblico dal 22 al 30 maggio, tutti i giorni, ci sarà sempre il maestro presente ad accompagnarvi alla visita della mostra, dalle 16 alle 19.30, non c'è giorno di chiusura, no, quindi si può venire sabato e domenica sicuramente. Grazie al maestro e tanti auguri per questa sua ennesima bella mostra fiorentina.